qui. Ci occuperemo di ambiente, lo facciamo con un giovanissimo uomo che ha molto a cuore il futuro del nostro pianeta. Lui è Francesco Barberini. Ciao, ciao a tutti. Wow, che ingresso. Francesco, sei veramente green. Sei un aspirante ornitologo, un paladino della natura. E soprattutto quest'anno dedichiamo il nostro spazio insieme a lui alla difesa dell'ambiente. State molto attenti perché oggi ci sarà un tutorial. Ecco, vedete apparire il nostro logo green. Perché oggi ci occupiamo di che cosa? Che cosa c'è nel tuo cesto? Allora, oggi parliamo di una cosa che ci deve stare molto a cuore e che è importantissima per la nostra sopravvivenza, che è l'acqua. L'acqua. Il consumo responsabile dell'acqua è un tema veramente importante, perché è vero, l'acqua ce n'è tanta nel nostro pianeta, ma sì, non è una vero, fonte inesauribile, in effetti, giusto? Infatti è vero, il 71% della superficie terrestre è coperta d'acqua, ma solo l'1% noi possiamo utilizzare, quindi è importante sapere come risparmiare acqua. Allora, quello che forse molti non sanno è che l'acqua dall'essere umano non viene utilizzata solo per la sopravvivenza, ma addirittura certo. viene utilizzata anche per la preparazione, la creazione proprio di alcuni oggetti oppure dei cibi. Sì, è vero, e poi ricordiamoci sempre che infatti si dice spesso che l'acqua è una fonte rinnovabile, è vero, l'acqua è rinnovabile ma non inesauribile. Non all'infinito. Allora, vedo che tu qui ci hai portato degli esempi di cose, oggetti che hanno bisogno di un consumo abbastanza importante di acqua e poi scopriremo quanto insieme. Sì, è vai vero. Francesco. Allora, vi chiedo subito, secondo voi quanti litri di acqua servono per produrre 150 grammi di carne come un hamburger? Quindi un hamburger sono 100, ragazzi, lo chiedo a voi. 2. 22 litri d'acqua. 10. Per me 2. 5 litri. Allora, sveliamo, allora per produrre 150 grammi di carne servono addirittura 2400 litri di acqua. Eh sì, perché dobbiamo ricordarci che l'acqua serve per da bere agli animali, per dargli da mangiare. E invece per costruire questo smartphone? Sì, in effetti si pensa sempre allo smartphone come proprio il contrario dell'acqua. Infatti se ci cade un telefono nell'acqua si rompe. Però invece servono moltissimi litri. Secondo voi quanti? A questo punto 8700. Cinque. Si era un po' avvicinato Giampaolo. Ah, sì. Addirittura. Allora, per produrre uno smartphone servono addirittura 13.000 litri di acqua. No. Tantissimi, perché viene. Quindi 13.000 bottiglie d'acqua. Prima erano 2.400, ora sono 13.000 bottiglie d'acqua per costruire questo smartphone. Perché, Francesco? Perché viene utilizzata l'acqua nell'assemblaggio dei prodotti oppure anche per raffreddare durante nella fabbrica. La lavorazione. Allora, mi sembra di capire che noi dobbiamo veramente imparare a risparmiare l'acqua. E per farlo vi abbiamo preparato degli esempi. Perciò vieni come fra. Andiamo. Allora, facciamo così, Francesco, costruiamo una giornata tipo a partire dal mattino, a partire per esempio dal bagno. Ovviamente ringraziamo i nostri scenografi che hanno ricostruito un po' le varie situazioni nella nostra casa. E come possiamo fare per esempio a cominciare dalle nostre abitudini quotidiane tipo lavare i denti a risparmiare l'acqua? Sì, è vero, in effetti dobbiamo dirlo sempre che ci sono ancora molte persone che hanno la bruttissima abitudine di lasciare l'acqua aperta quando ci si lava i denti. Però io ti do dei numeri. Allora, ogni minuto che passa quando ci si lava i denti passano moltissimi litri d'acqua, 5 litri di acqua ogni minuto. Quindi per quei... vi lavo i denti, ora facciamo questa simulazione. Per 2 minuti che ci si lava i denti passano 10 litri di acqua, quindi tantissimo. E quindi facciamo questa azione. E quindi mentre lavate i denti, chiudete il rubinetto, ma che vi serve tutta quell'acqua che scende mentre vi lavate i denti? Quindi, prima regola, chiudere l'acqua mentre ci si lava i denti. Abbiamo chiamato qui Giampaolo, perché? Perché come vedi Giampaolo, quello è un acquario dove tu dovrai all'interno rovesciare sì. tutti i litri che noi riusciremo a risparmiare grazie a questi piccoli accorgimenti, di modo che a casa si possano rendere conto veramente, fattivamente, di quanta acqua risparmieremo. Allora, intanto, con questa operazione quanti litri abbiamo risparmiato? 10 litri di acqua. Ce 10 litri di acqua. Aggiungiamo subito, forte, velocemente. Perché abbiamo detto che si consumano 5 litri al minuto di acqua, e se dovessimo seguire per esempio la regola del 3x3,
quella che ci dice Giovanni Macri di lavarci i denti 3 minuti al giorno per 3 volte al giorno, allora a questo punto ne risparmieremo anche molti di più. Andiamo avanti perché passiamo a un altro argomento che riguarda proprio il risparmio dell'acqua. Cosa possiamo fare? Sì, vi do un consiglio, perché io vi do un consiglio: mettete in ogni lavandino che avete in casa questo piccolo componente che si chiama frangigetto. Questo componente fa una magia perché riduce lo spreco di acqua del 50%, quindi noi lo andiamo ad avvitare nel nostro lavandino del bagno. Avete sentito bene? Il 50% di acqua in meno, quindi comprateli subito dopo la puntata, uscite e comprate, ecco, questi, come si chiamano hai detto? Frangigetto. Frangigetto. Sì, lo potete ricavare ovunque, sì, è uno strumento molto comune. Allora, andiamo avanti. Prossima situazione, mettiamo che nel frattempo è arrivata l'ora di pranzo e nelle case degli italiani ovviamente non si può negare un bel piatto di pasta a nessuno. Certo. Che succede, Francesco? Allora, 200 grammi di pasta, circa possiamo calcolare 2 litri di acqua. Questi 2 litri di acqua cerchiamo un modo per utilizzarli. Riutilizzarli come, per esempio? Allora, quando abbiamo cotto la nostra pasta, l'acqua che è calda e ricca di amido la possiamo utilizzare prima di lavare i piatti per sgrassare. Quindi andiamo a prendere, insomma, l'acqua è una bella calda bollente. Certo, assolutamente. Quindi prima di metterli in lavatrice possiamo utilizzare l'acqua per sgrassare il nostro prodotto. Ovviamente prima di metterli in lavastoviglie fate una passata nell'acqua di cottura e vedrete come si sgrasseranno alla perfezione. Ecco fatto. Allora, per esempio, quanti litri abbiamo risparmiato con questo riutilizzo, Francesco? Quindi stiamo parlando di 2 litri d'acqua. Altri due litri d'acqua, vai. Vai Giampaolo, vai. Scusatemi, ma prendi pure la nostra pentola della pasta. E andiamo, via. Voglio sentire la nostra cricca però. Sì. Jonathan, tu la riutilizzi l'acqua di cottura? Allora, nella mia cucina si usano tanti legumi e io ho scoperto in realtà qualche anno fa che i legumi, quando si mettono a mollo, diventano più morbidi e più buoni se li metti a mollo dentro l'acqua di cottura della pasta. Quindi non si butta mai quell'acqua che è preziosissima. Deborah? No, io infatti volevo chiederti questa cosa, perché ho letto, non so se sia vero oppure no, che diciamo così, l'acqua della pasta ricca di amido può essere utilizzata anche per fare un bel impacco sui capelli prima di lavarli, chiaramente poi te li devi comunque lavare, però questo lo chiederemo magari a uno dei nostri hairstylist, tipo Sabo Filetti. Non lo possiamo confermare perché non siamo esperti nel settore, ma indagheremo, cara Deborah, non preoccuparti. Allora, prossima situazione, Francesco. Allora, andiamo in camera da letto, questa, eh? Allora, parliamo di questo che è un deumidificatore, ma può essere anche il condizionatore. Certo, perché adesso cosa, insomma, certo, è importante togliere l'umidità nelle nostre camere da letto. Abbiamo iniziato anche ad accendere un po' i termostati, sifoni, dobbiamo ricreare un ambiente insomma confortevole. Solitamente l'acqua che viene raccolta in questi deumidificatori viene buttata. Invece sì, noi che faremo, caro Francesco? Allora, su questo bisogna usare un po' la logica, perché l'acqua che esce da questo deumidificatore è acqua distillata e soprattutto è un'acqua che tra virgolette abbiamo creato, perché prima era dispersa nell'aria, adesso invece è liquida, quindi buttarla è un controsenso. Quindi noi adesso la andiamo a utilizzare nel ferro da stiro, perché è perfetta in questo, perché è distillata e priva di calcare. Allora, avete capito cosa dovete fare? Prendete questa acqua che non ha calcare e mettetela per stirare i panni nel ferro da stiro. Quanti litri d'acqua in questo caso abbiamo risparmiato? Allora, 5 litri di acqua in media un deumidificatore. Vai Giampaolo, altri 5 litri di acqua. Lavoro di concetto anche oggi, via. Acquario. Andiamo. Carla Gozzi? Sì? Avevi mai riutilizzato l'acqua del deumidificatore nel ferro da stiro? No, infatti mi ha dato una bellissima idea, perché in realtà noi la compriamo tutti l'acqua distillata, invece in questo caso la potremmo conservare e riutilizzare. Grazie Francesco, utilissimo. Bene, 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 vedi? Allora, facciamo così, arriviamo a sera. Altra certo, situazione tipo, siamo stanchi, siamo tornati dal lavoro, ci vogliamo fare una doccia o un bagno, ma consumiamo di più. Facendo la doccia o facendo il bagno? Aspetta Francesco, non rispondere perché voglio far rispondere alla nostra cricca. Deborah, doccia si risparmia? Sì, assolutamente sì, anche perché poi, cioè,
ti lavi in 5 minuti, non è che stai lì dentro 10 ore, no? Poi la vasca è proprio bella, lo posso capire, però insomma di sti tempi. Ma diciamo che però la doccia non ha controllo, nel senso che tu sei magari rilassato, non devi neanche uscire, stai sotto a questo scroscio d'acqua, no? Perdi tempo, e lì i litri vanno, invece nella vasca da bagno la vedi probabilmente. No, dai, però quantità. Attui lo stesso principio del lavaggio dei denti, cioè ti bagni, ti fai lo shampoo, ti saponi bene e poi ti sciacqui. Vabbè, poi... vedo che questa cosa ha un po' diviso la nostra cricca. Francesco, chi ha indovinato? Allora, per risparmiare più acqua bisognerebbe fare una doccia, perché si consuma meno acqua. Per 5 minuti di una doccia si consumano in media 25 litri, invece per riempire una vasca da bagno servono 100 litri di acqua. Quindi diciamo che anche se riempiamo mezza vasca possiamo risparmiare 25 litri di acqua. Quindi un buon 75% in più di acqua per il bagno. Allora, quindi apriamo, vediamo un po', guardate quanti... No, che... Stavi provando, Giampaolo? Io appena vedo una doccia mi ci butto. Vai a casa tua! Vado a stare qua! Scusate, mi ricompongo. Hai capito quanti litri abbiamo risparmiato facendo la doccia? 5, 10, 15, 25. Quanti sono, Francesco? 25 litri. Vai, vai a riempire il nostro acquario, Giampaolo. Vado. Allora, però abbiamo anche un trucchetto per risparmiare acqua pur facendo il bagno, vero? Certo, quando apriamo l'acqua della vasca da bagno e lasciamo fluire l'acqua aspettando che si riscaldi, possiamo prendere quell'acqua, metterla in una bacinella e utilizzarla in uso domestico per lavare il pavimento oppure per lavare i vetri. Posso dare un consiglio anch'io a quelle persone là che fanno scorrere l'acqua prima che diventi calda? Io non la faccio uscire, io già chiudo il tappeto della vasca, tanto comunque uscendo dopo l'acqua calda, certo, si miscela. E va bene anche così, eh? Hai ragione. Allora, aiutiamo Giampaolo, Francesco, se no sì, qui questa facciamo, non è più acqua, comincia a essere sudore adesso, ve lo dico. Ecco, già abbiamo iniziato più tardi, non vorrei arrivare in prima serata, ci manca poco. Prego, Bianca, guarda, andiamo lasci, avanti. Lasci che lei non è pratica di acqua, ecco, da buttare via. Prego. Da recuperare anche. Allora, io mi sposto, vado da questa parte, ragazzi, perché non voglio farmi una doccia qui adesso, la farò là, più tardi. Fatto. Ho fatto prima io, vedi? Allora, ecco fatto. È arrivato il momento, ragazzi, di tirare le somme. Questa è l'acqua che abbiamo risparmiato, pensate, in una sola giornata per una sola persona. Voi immaginate che cosa succederebbe se in una famiglia di 5-6 persone ognuno mettesse in atto appunto queste accortezze. Ci sarebbe veramente un notevole risparmio di acqua. Quanto abbiamo risparmiato in tutto, Francesco, in una giornata? Sì, si parla di 40-42 litri d'acqua. Quindi dobbiamo capire tutti quanti che dobbiamo essere consapevoli di questo e cercare di agire per il nostro futuro. Ovviamente vogliamo dire a tutti che quest'acqua che abbiamo utilizzato per il nostro tutorial non verrà sprecata. Grazie, grazie, grazie Francesco. A presto. E grazie Giampaolo per il contributo.